I test sono andati molto bene, abbiamo fatto veramente tante prove e dovevamo comunque ritrovare un po' la sensazione di riandare in moto e questo è sicuramente positivo. E poi niente, abbiamo provato tante cose di setup, che è quelle che ci interessava, abbiamo esplorato nuovi mondi, hanno funzionato, sono molto contento. Sì, ti vedo anche molto motivato perché appunto mancano ancora 8 manche, 4 gare nelle quali sono convinto tu vorrai dare il massimo. Assolutamente sì, è fondamentale per me, per la squadra, arrivare, diciamo, più avanti possibile in queste 8 manche e quindi sì, sono motivatissimo, la mia motivazione non scende mai, le corse sono importanti e a me piace arrivare avanti. Certamente, anche se come sappiamo tutti il prossimo anno non sarai con Ducati, te l'aspettavi? Com'è andato questo discorso, il fatto che non vi siete trovati probabilmente per il prossimo anno? Ma abbiamo parlato un pochettino e diciamo avevamo altra voglia di fare, ecco, mettiamola così. Loro avevano delle idee, io avevo delle altre e con tutta la serenità possibile ho parlato tanto con Paolo Ciabatti, che è la persona di riferimento per me, e abbiamo pensato che era giusto intraprendere due strade differenti, però con la massima serenità. Io sono stato benissimo per 3 anni in questo team e penso che anche loro sono stati bene con me, no? E al di là del fatto che poi alla fine non sono stati 3 anni veri, ma è stato per me il primo anno il 2014, poi il 2015 io praticamente non ho corso. Questo 2016 io penso che sta andando benissimo, a parte le gare di Aragon e Assen, che abbiamo veramente toppato e fatto male, però poi da lì ci siamo rimessi in carreggiata, abbiamo fatto dei grandissimi numeri e alla fine per il momento sono il pilota che ha portato più punti a Ducati da dopo Assen adesso. Esatto, e quindi un futuro non con Ducati, cosa ci puoi dire? Sento tante voci, una riguarda Puccetti per esempio, un'altra addirittura un contatto con VR46, cosa c'è di vero, cosa ci puoi dire? Ma con Manuel è tutto vero, stiamo parlando molto e secondo me lui ha voglia di fare bene e ha sicuramente a disposizione, almeno quello che mi dice, un pacchetto interessante. E è normale che c'è ancora da mettere in piedi alcune cose, ci stiamo parlando, per il momento non c'è niente di firmato, però devo dire che a me l'ipotesi di rimanere in Superbike con un team come quello di Manuel sicuramente mi fa gola, no? Perché significherebbe entrare a far parte di un team che comunque è titolato, perché comunque ha vinto il campionato del mondo nel Supersport nel 2015 e quest'anno penso che si ripeterà con Sofoglu, ma oltretutto ha anche Krumenager che sta facendo secondo, quindi primo e secondo in campionato nel mondiale Supersport, che comunque è un mondiale importante, interessante e sicuramente competitivo, è sicuramente buono, no? È indice della bontà del team. E dall'altra parte sicuramente è molto interessante per me l'ipotesi Moto2, sto parlando molto con alcuni team, ho letto anch'io l'ipotesi di VR46, ma in effetti non c'è ancora niente di vero in tutto questo. E con Vale e con i ragazzi della VR46 li conosco tutti molto bene, però non c'è ancora niente di vero. La speranza mia, logicamente, è quella che tu possa rimanere in Superbike, anche perché so che ho sentito che non c'è solo Puccetti, mi dicevi hai anche qualche altra possibilità in Superbike. Sì, ci sono anche altre possibilità che stanno venendo fuori in questi giorni e tutte buone, quindi devo un attimo capire qual è la strada per me migliore, quella che può darmi più risultati nel breve Chiaro, periodo. certo. Allora, in bocca al lupo per le prossime gare e ci vediamo all'Autosring. Grazie, ciao.